Siamo alla Galleria Menier di La Spezia. Ha iniziato la sottilità 30 anni fa. È stato negli anni un punto di riferimento sia per l'arte che per la cultura. Ha trattato degli artisti molto importanti, tra cui Bai, Tilson e Pozzati. Oggi c'è un cambio di rotta. Dal direttore artistico Alberto Rolla c'è un passaggio a me. Ho iniziato con una mostra collettiva il 14 giugno di artisti internazionali e nazionali, come Pinelli, come Simeti, Galliani, Zappettini. Adesso, dopo la mostra di Rubedo del 14 giugno, ho in corso un'altra mostra molto importante dal titolo Monos di Gianfranco Zappettini a cura di Alberto Zanchetta. La mostra è incentrata sulla produzione degli anni 70 di questo artista, sul tema del bianco, e lui è un importante esponente della pittura analitica, quindi qui viene esposta, diciamo, una migliore selezione dei suoi lavori di quel tempo, mentre invece l'opera che è alle mie spalle riguarda una selezione di opere recenti, sempre sul tema del bianco, però ovviamente con modalità, con poetiche diverse. Per quanto riguarda il finissage, che si terrà appunto sabato 20 dicembre, dalle ore 17 avrà luogo, 17:30, avrà luogo un dibattito incentrato sia sull'arte analitica, quindi faremo un excursus sulla nascita di questo movimento, sull'importanza che ha avuto sia in Italia che in Europa, e poi seguirà anche un dibattito sul più generico, più generale, sull'arte, sul rapporto tra l'arte e le istituzioni, così come la realtà delle gallerie e dei musei, facendo un confronto appunto tra gli anni 70, quindi quell'epoca storica, e invece il contemporaneo. Dopo questo dibattito avrà luogo invece un aperitivo con l'evento Musica d'Arte, che riguarda appunto musica dal vivo, genere jazz e blues. Questo è già il secondo appuntamento di questa idea che abbiamo già proposto qui in galleria, e ci sarà il duo musicale Why Note, composto da Renza Castelli, voce, e Fabrizio Cavazzini, chitarra acustica.